Grazie. È un po' un outsider ed è Leonardo Palmisano, sociologo, insomma, espressione della società civile. Buonasera e benvenuto anche a Buonasera. lei. Io saluto anche Elena Gentile, unica donna in questa competizione. A volte dovrebbe essere normale, no? Vedere le donne in politica, però ci si stupisce sempre. Parleremo anche di questo. Lo sarà in futuro, sicuramente. Infatti. E poi salutiamo anche il presidente in carica, Michele Emiliano. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, appuntamento alle 12, il 12 gennaio, domenica, tra tre giorni, dalle 8 alle 20. Partiamo proprio da questo punto. Primarie controverse, ci sono stati veleni. Partiamo proprio da lei, presidente, visto che hanno definito queste primarie un modo per legittimare la sua candidatura. Nel 2014 140.000 persone andarono al voto, oggi l'obiettivo potrebbe essere 100.000 per sentirsi soddisfatti. Insomma, temete un po' un tonfo di partecipazione a questa competizione? Ma innanzitutto si manca di rispetto alle persone che sono qui sedute parlando di primarie, diciamo, farsa o inutili. Noi stiamo facendo un lavoro anche molto faticoso, ognuno di noi ha il suo lavoro, ha le sue cose da fare, io faccio addirittura il presidente in carica, quindi no, non è una cosa semplice girare per la Puglia e parlare di tutte le cose che ci distinguono o che ci uniscono, e questo sforzo lo fa solo la nostra parte politica. Siamo gli unici che da Capo Santa Maria di Leuca al Gargano pensano che ancora esista la politica, che si possa discutere, si possa dissentire, si possa soprattutto far partecipare le persone. I nostri avversari, che alle volte fanno un po' i sufficienti con le primarie, non riescono a organizzarle, e quando le organizzano gli vengono pure male, perché mi sa che a Bari erano sbagliate le primarie, se ho capito bene, e questo evidentemente significa che c'è una realtà, c'è una comunità che noi in questo momento rappresentiamo, almeno per ora e durante questa, e lo facciamo con dignità anche su posizioni diverse. Io trovo la cosa molto bella e speriamo che duri sempre. Elena Gentile, vale ancora, insomma, come strumento di partecipazione democratica quello delle primarie? Lo stesso Vendola ha detto, più che uno strumento per sparigliare i giochi della politica, mi sembra sia diventato soltanto marketing e fiction. Verrebbe spontaneo dire, allora a questo punto che senso ha farle? Io da tempo, anzi da sempre, sono convinta che le primarie siano un'occasione eccezionale per rianimare un dibattito, per rappresentare un'idea di comunità e di governo che ha oggettivamente delle posizioni differenti tra di noi. Avremmo sicuramente sbagliato se non avessimo deciso di affrontare questo passaggio, perché la Puglia del centro-sinistra, è nata con la celebrazione delle primarie, e lo dico ancora una volta con l'affetto di sempre al presidente Vendola. La sua esperienza, in uno alla nostra esperienza, è nata da questo percorso. Siamo stati antesignani in Italia nell'individuare appunto un confronto aperto, dialettico, talvolta anche aspro nei toni, per indicare il candidato o la candidata presidente. Quindi la sua dichiarata oggi disaffezione verso questo strumento non trova ragione, anzi io lo invito a ripensare la sua posizione, a scendere in campo, perché la sua esperienza rappresenta un passaggio importante della storia democratica di questa regione. Ci manca il suo contributo, a prescindere dalla eventuale indicazione che voglia offrire. Lui ha governato 10 anni in questa regione, ha consegnato al suo successore una storia importante, ricca di spunti assolutamente interessanti, ancora attuali, e anche, come dire, foriera oggi di una nuova visione dentro una storia consolidata. Quindi ben vengano le primarie, ben venga la partecipazione del 12 gennaio. Io non sono molto affezionata alle percentuali e ai numeri, perché negli ultimi tempi c'è stata una sorta di disaffezione nei confronti del voto, scendono le percentuali di partecipazione nelle elezioni, diciamo, vere, ufficiali, e quindi non mi meraviglierei se anche in questo passaggio il numero dei partecipanti fosse inferiore. Il numero però ci dice anche che tipo di appeal è la politica sui cittadini oggi. Allora dovremmo fare lo stesso ragionamento sulle elezioni politiche. Non c'è dubbio. No, politiche, europee, atteso che anche in quella circostanza il numero dei partecipanti è inferiore. Io spero che sia un voto di qualità,
un voto legato, diciamo, alla consapevolezza di una scelta importante sui contenuti e non solo sui profili, diciamo, professionali e sulla collocazione nell'ambito di uno schieramento particolare. Si sceglie la persona che si ritiene più adatta a rappresentare una regione che deve esplodere nel mezzogiorno in Italia con una importante connessione con l'Europa. Questo è il tema. Leo Palmisano, dicevamo, un outsider della politica, perché ha scelto di partecipare a questa competizione? Allora, io interpreto queste primarie come delle primarie delle idee, nel senso che ciascuno di noi ha delle idee sulla Puglia, soprattutto chi ha governato, non faccio riferimento soltanto a Michele Emiliano, ma anche a Fabiano e a Elena, e queste idee sono in campo. Chi sta contestando dall'esterno della coalizione o non si capisce bene se è ancora all'interno della coalizione queste primarie, perché sarebbero prive, ho letto negli ultimi giorni delle cose davvero inverosimili e invereconde, perché sarebbero prive di programmi, beh, commette un errore, perché basta vedere le nostre pagine, quello che noi dichiariamo quotidianamente quando andiamo in giro. La Puglia è lunga, complessa, si rompono anche le macchine, l'ho rotta due volte la mia automobile per queste primarie, commette non solo un errore, ci offende, e questo è molto brutto talvolta anche sul piano personale, ma offende l'elettorato del centrosinistra, che è prontissimo a giocare una battaglia che sarà durissima da lunedì prossimo contro Salvini, il quale rischia di venire qui a fare una campagna elettorale, quindi a stabilirsi in Puglia, e lì poi voglio vedere chi ci contesta, cosa avrà da dire. Noi abbiamo messo in campo delle idee che secondo me intrecciate, al di là di quella che sarà il voto, diciamo, in termini di quantità, perché vale la qualità dell'elettorato. E il nostro elettorato, quello che si sta risvegliando, c'è un grande desiderio di risveglio, e questo non lo vedevo da parecchio tempo in tutta la Puglia e anche a Bari. Quella qualità poi va messa contro un avversario che ha introdotto degli elementi di qualità negativa e distruttiva nel dibattito politico nazionale. Se lui si piglia la Puglia, noi siamo fottuti, scusate il termine, e io ho questo timore. Allora, che da qui a domenica noi dobbiamo portare a votare tutte le persone che si schierano dichiaratamente contro il sovranismo. Devono stare con noi. Noi dobbiamo dare una prova di grande democrazia. E allora ovviamente parleremo anche di programmi, parleremo soprattutto di programmi, cercheremo di capire dalla voce dei competitori in gara quale sarà la loro idea di Puglia per i prossimi anni. Concludiamo il giro con Fabiano Amati, si è parlato di primarie farse, addirittura c'è chi ha bollato alcuni di voi come semplici figuranti in questa competizione elettorale, dunque l'occasione per una replica rispetto a chi ha avanzato questi commenti negativi. Ma non lo so, io non mi intendo di finzioni, di film, di fiction. Uno che l'ha detto, il mio amico Nicky Vendola, era appena uscito dal set cinematografico di Checco Zalone, quindi ha più esperienza di me rispetto ai film e alle fiction. Io partecipo alle primarie perché, come ha detto Emiliano a Taranto concludendo una manifestazione, ho fatto così tanti errori che soltanto io posso aggiustarli. Diciamo che è un'espressione che va valutata. Io sto chiedendo ai cittadini, guardate, alla luce di questi errori, facciamo l'elenco degli errori, e alla luce di queste soluzioni plausibili, e facciamo l'elenco delle soluzioni, credete che sia ancora Emiliano, come dice lui, che può rappresentare il centro-sinistra per aggiustare gli errori che egli stesso, tra l'altro, candidamente ha ammesso? Io penso di no, e per questo mi sono candidato, e sono anni che vado dicendo, assieme anche ad altri colleghi consiglieri regionali, problema per problema, non comizi, problema per problema, fatto per fatto, avvenimento per avvenimento, qual è il problema e qual è la soluzione che proponiamo. Con nettezza, perché poi le persone si devono alzare, devono andare nel seggio elettorale delle primarie e devono decidere. Ora, più persone decideranno, meglio sarà. E naturalmente chi ha obiezioni sulle primarie, la cosa migliore che può fare per evitare la loro profezia, perché la loro profezia al fondo è che queste primarie serviranno a far vincere Emiliano, andare nelle urne e dare una sonora batosta ad Emiliano. Questa è l'unica cosa che hanno da fare, altrimenti la politica diventa un luogo, un'accademia,
di persone che si lanciano messaggi sui giornali, frecciatine, e poi alla fine si disperde il senso vero dell'amministrazione pubblica, che è come si governa la vita delle persone che tra mille traversie si alzano la mattina e portano a compimento, o vogliono portare a compimento nel miglior modo possibile la loro vita. In una Puglia straordinaria, meravigliosa, una meravigliosa Puglia che se avesse la Regione su alcuni problemi al suo fianco sarebbe ancora più straordinaria di quanto non lo sia. Ora siete politicamente ovviamente uno contro l'altro, ma dal 12 gennaio tutti compatti, chiunque sarà il vincitore di questa gara, Amati? Sì, ma, diciamo, sono le regole d'ingaggio di questa competizione. Chi mi chiede e mi ripete questa domanda, io dico guardate, non è un problema mio, anche perché io mi sono candidato già al Consiglio regionale a sostegno di due candidati presidenti. È un problema dei cittadini. Io mi sono candidato a presidente, insomma, vorrei fare il candidato presidente. Se loro non mi eleggono candidato presidente, il problema non sarà mica il mio, è chi non mi ha eletto candidato presidente. Quindi la mia postazione nell'amministrazione pubblica non è nelle mie mani, è nelle mani delle persone che devono andare a votare. Quindi fare questa domanda e chiedere una risposta, che peraltro presuppone una risposta di lealtà che chi mi conosce sa, significa non tener conto che le primarie servono esattamente a decidere qual è il posto delle persone nell'amministrazione pubblica. Io vorrei rivestire l'incarico da presidente, ovviamente da presidente, in questa situazione che è molto amara per la nostra coalizione in termini generali. A questo si associa il problema che sono stati commessi diversi errori e ho come l'impressione che se non cambiamo candidato presidente, diciamo, sarà una storia molto difficile per noi, quindi ha voglia di urlare al pericolo, c'è il pericolo, c'è il pericolo. Qui bisogna semplicemente adoperarsi affinché questo non accada e sto ripetendo in questi giorni che ho l'impressione che l'unico candidato che in questo momento potrebbe far vincere Fitto, che pare essere il candidato del centrodestra, quello è Michele Emiliano, il che è tutto dire. Bella responsabilità, Presidente. Sto pensando che Fitto mi deve essere particolarmente grato, se mi sarà particolarmente grato. Perché c'è chi dice il contrario, e allora sono due punti di vista. Dicevo che Fabiano è tanto sempre... l'aveva incoronato già prima, che ovviamente non è il nome definitivo, però l'aveva già incoronato candidato presidente del centrodestra, proprio lei Emiliano in tempi non sospetti. Io penso che sia la candidatura più autorevole che il centrodestra ha, anzi temo sia l'unica proprio, perché sono dovuti tornare a 20 anni fa, perché nella sostanza nel frattempo pare che nel centrodestra non sia accaduto nulla, anzi moltissimi hanno lasciato il centrodestra, credo proprio per merito di Fitto. Ora, è chiaro che esiste però una situazione generale, diciamo, dove persino in Emilia non siamo sicuri di vincere e siamo testa a testa, quindi è chiaro che se la mia sconfitta alle primarie dovesse fruttare la vittoria certa del centro-sinistra con Fabiano candidato, sarei il primo a votarlo. Ho l'impressione però che non è così semplice, cioè, nel senso che se bastasse cambiare l'ordine degli addendi per frenare purtroppo quello che sta accadendo nel mondo, se un presidente degli Stati Uniti, che è, diciamo, il riferimento di Salvini, pensa che senza risoluzioni ONU, senza sentenze di una corte internazionale, si possa uccidere una persona con un ordine, senza una sentenza, senza nulla, come se ci fosse stato un processo, dicendo dopo che aveva in programma di uccidere delle persone, bene, questo è il mondo che noi abbiamo di fronte. La Puglia pare che in questo disegno, dove si attacca persino il Papa, perché il Papa evidentemente costituisce un ostacolo in questo meccanismo, in questo disegno passare dalla Puglia e prendersela, questo è il termine che adoperano, come se fosse oggetto di appropriazione, ma io ho detto la Puglia è come il mare, si può venire in Puglia, si può navigarla, si può andare dovunque perché è libera come terra, ma nessuno se la può prendere, e noi faremo in modo, tutti insieme penso, indipendentemente da come andranno le primarie, tutti insieme difenderemo 15 anni di buon governo, compresi gli anni di Vendola, compresi anche gli errori che abbiamo fatto, ci mancherebbe. Io dall'età di 25 anni ho delle responsabilità grosse, nel senso sono stato sostituto procuratore
ad Agrigento, a Brindisi, a Bari, avrò fatto un mare di errori, perché sono tanti anni che mi cimento con delle battaglie complicate. E naturalmente ammettere gli errori e rimediarli a me è sembrata sempre la migliore delle ricette. Dal 13 gennaio, Leo Palmisano, ovviamente tutti compatti sul nome che verrà fuori dalle urne. Ma assolutamente sì, diciamo, è la logica delle primarie, della logica che ci vede anche vincolate a una coalizione, non ci siamo soltanto noi quattro, non ci sono le persone, c'è una coalizione, ci sono partiti, c'è un risveglio, lo dicevo prima, ma soprattutto c'è un'urgenza che è quella di cominciare a traguardare un obiettivo di pacificazione tra di noi. Io lo voglio dire davvero con il cuore in mano, perché ho un timore che noi arriveremo ad avere un candidato del centrodestra che sarà una figura poi in qualche misura la folla di fico di ciò che è il salvinismo. E questo temo. Dall'altra parte noi rischiamo davvero che la Puglia possa essere o possa diventare uno degli avamposti sui quali la Lega vuol mettere le mani per poi consentire a qualche suo alleato sovranista di partire dalla Puglia, anche dalla Puglia, per poi andare a combattere ancora una volta per esigenze proprie di carattere economico in Medio Oriente. Una delle proposte che io farò alla coalizione è che noi si decida anche quale posizione prendere rispetto alle nostre basi militari, per esempio. Un pezzo della nostra economia è una cosa che sta in questi 15 anni di governo lungo, un pezzo della nostra economia è fondata sull'idea della pace. Non a caso Bergoglio verrà qui e verrà a dire delle cose che per noi saranno un insegnamento, ma non per noi come parte politica, per noi come persone. È la centralità della persona che io vedo in questo momento dentro il centro-sinistra, non la vedo assolutamente dall'altra parte. Vedo la negazione del valore della compattezza nell'interezza e nell'integrità delle persone. Ho questo timore qui. Dal 13 chiaramente noi faremo, immagino, anche appello unitario a coloro che ci hanno criticato in questi giorni, in queste settimane, restando all'interno, diciamo, dell'alveo del centro-sinistra, affinché si possa costruire insieme una grande festa per la vittoria della pace. Mettiamola così. Gentile, è così scontata la compattezza e l'unità dopo? Ma io ritengo di essere una persona sufficientemente seria, che non è un particolare ininfluente anche nella valutazione dei profili, delle proposte politiche. Se ho deciso di partecipare alle primarie del centro-sinistra, evidentemente mi riconosco in un'area politica nella quale dovremo noi insieme, magari coltivando la speranza di aggregare, diciamo, altri cittadini e altre cittadine. Io non penso né ad altre forze politiche né tantomeno a questa catena di Sant'Antonio dei sindaci che oggi si spende così in maniera quasi unilaterale. Penso alla gente normale, alle donne, agli uomini di questa regione che in fondo avranno l'occasione, anche grazie a queste primarie, di riconoscere un percorso che appunto è durato 15 anni e che ha fatto della Puglia per davvero un grande laboratorio di innovazione e di modernizzazione. Io che vivo la politica e le istituzioni da molto tempo rimango perplessa quando si attribuiscono le responsabilità solo a chi ha la prima responsabilità della scialuppa. Perché se Michele Milano ha sbagliato, c'è stata anche, come dire, la partecipazione, la compartecipazione di consiglieri regionali come Fabiano Amati che hanno, come dire, consentito che alcuni provvedimenti fossero approvati, che alcune risposte non fossero date, che pezzi di questa società rimanessero, come dire, in qualche maniera delusi da impegni elettorali, programmatici che pure c'erano stati. Penso per esempio alla legge per la preferenza di genere, penso all'equilibrio tra generi in consiglio. Ricordo con dolore quei momenti in consiglio regionale quando anche dal centro-sinistra, no, fu chiesto il voto segreto e qualche consigliere regionale in quel frangente ebbe un impegno, no, improrogabile, abbandonò l'aula. Allora bisogna essere seri. Chi era il consigliere che abbandonò l'aula? Sono una signora. Sì, io lo presente. Chi era? Tu. E ti stai sbagliando. Sono andata a controllare. Non parlo mai sicura delle cose che dico. Allora, quello fu un episodio assolutamente, diciamo, sgradevole che la politica ha offerto
ai cittadini e alle cittadine. Ed era un disegno di legge di iniziativa popolare, non era quell'emendamento infilato in commissione o all'improvviso in aula, no? Nella confusione generale. Era un percorso, era la conclusione di un percorso politico. Allora, io mi ritengo una persona seria, se ho accettato, no? Le sollecitazioni alla partecipazione alle primarie, rimarrò in questa coalizione e ricorderò a chi oggi tentenna, a chi oggi gioca d'astuzia, a chi vuole delegittimare le primarie, che non è questo il profilo politico di un esponente anche autorevole del centro-sinistra. Noi abbiamo di fronte, e concludo, no? Il pericolo non enunciato ma vero di una vittoria della destra in questa regione. Non lo possiamo permettere, sarebbe una caduta rovinosa di una storia democratica, di collegialità politica dentro la coalizione. Dobbiamo continuare negli appelli, no? Io l'ho fatto, continuerò a farlo, perché questo non accada. Un'altra coalizione a sinistra o a destra di questa coalizione significa in automatico consegnare la regione a Salvini, e io, come ho già detto, proverei un grande dolore nel veder varcare Salvini con la sua felpa, no? Puglia, Colonia della Padania, sul lungomare Nazario Sauro. E ognuno dovrà assumersi le sue responsabilità, non dopo, ora. Allora, dicevamo che durante questo dibattito cerchiamo di capire quale sia l'idea della Puglia, dei nostri candidati per i prossimi anni. Beh, intanto sono stati messi dei punti fondamentali in queste ore su due questioni importanti, e parliamo di ex Ilva e di TAP. Su questo ovviamente partiamo dall'ex Ilva con l'accoglimento del ricorso da parte dei giudici di Taranto. In sostanza è stato determinato lo stop allo spegnimento dell'Alto Forno 2, che avrebbe imboccato, come dire, una strada senza ritorno. La strada della decarbonizzazione, in occasione appunto di questa pronuncia, ha detto lei, è l'unica strada percorribile, e in qualche modo la regione aveva ragione, che sembra uno scioglilingua, ma insomma è quello che ha detto. Beh, è un po' l'equivalente di quello che accadde qui a Bari con la bonifica della Fibronit, con la bonifica del gasometro, con la demolizione di Punta Perotti. Cioè gesti forti, simbolici, che hanno preso una storia e l'hanno cambiata. Al momento in cui noi demolimmo Punta Perotti ci fu una divisione fortissima, perché c'era qualcuno che diceva, anche devo dire, io la percepii questa sensazione, che noi stavamo distruggendo della ricchezza, perché il palazzo era stato costruito col lavoro e con i soldi delle persone. E questo, ovviamente, devo dire che quando quel palazzo è crollato è stato un trauma anche per me, perché era un'esecuzione capitale vera e propria. La stessa cosa, devo dire, è stato quando siamo andati a dire che l'area della Fibronit non era più edificabile, ma doveva diventare un parco. In teoria qualcuno ci disse, ma quello è uno spreco di valori, perché noi potevamo costruire, potevamo fare un palazzo, far lavorare le persone. Ecco, questo ricatto continuo che si crea ha bisogno di gente che sa prendere una decisione, nel senso che, anche rischiando di sbagliare qualche volta, perché non c'è dubbio che quando governi, dividi, rischi di sbagliare. Sull'Ilva noi abbiamo detto da subito, esiste una tecnologia per ridurre a zero o quasi a zero l'emissione inquinante. Questa tecnologia si chiama decarbonizzazione, sono forni elettrici alimentati o a gas o a idrogeno. Se avessimo cominciato 4 anni fa a fare questa cosa, noi avremmo già i forni in funzione e probabilmente AFO2, che deve continuare purtroppo a funzionare mettendo a rischio l'ambiente e la sicurezza del lavoro, sarebbe stato, tra virgolette, non determinante. Mentre adesso ai giudici era stata posta una questione che se chiudono AFO2, tutto il castello che il governo sta tentando di tenere insieme sarebbe saltato per aria. Quindi anche i giudici probabilmente hanno sentito il clima nel quale eravamo caduti. Senza politica, senza prendere decisioni forti, certo, io ho avuto contro sulla questione dell'Ilva Renzi e Calenda, addirittura sostengono questi due che io sia antropologicamente inadatto al governo perché ho preso quella decisione sulla decarbonizzazione dell'Ilva. La cosa buffa è che adesso questa
posizione, la posizione del governo dove c'è il Movimento 5 Stelle, il PD, è sostenuto pure da Renzi. Sarei curioso di sapere cosa ha da dire su questo punto. Ecco perché ho detto, come menopausa, nell'incidente che vi fu fatale avevamo ragione. Certo, è una magra consolazione perché le cose vanno fatte anche al tempo giusto. Se le avessimo fatte al tempo giusto sarebbe stato meglio. Beh, lo potremmo chiedere a Calenda, che ovviamente ha espresso che il mio sponsor di a Fabiano Amati. Ovviamente è una battuta, voglio sapere la sua. Che battuta, è vero? È no, vero. Certo che è no, vero, infatti... no, nel senso ironizzavo su infatti, questo, possiamo chiedere a Calenda. Sulla Gazzetta da una parte c'era che Calenda sostiene me, dall'altra, con tutto il rispetto per le persone, Olivieri e Tedesco con il presidente Emiliano, insomma. Diciamo. Guarda, no, sono meglio Olivieri e Tedesco, no, non lo garantisco. No, non ho detto chi è meglio, non ho detto chi è meglio e chi è peggio. Io ho detto semplicemente ognuno si difende i suoi sostenitori, ognuno si difende non, i suoi sostenitori. Non lo conosci bene, Calenda. Ognuno si difende i suoi poi sostenitori. Poi ti darò i dettagli. Mi pare che sulla questione... No, i dettagli io sono pronto ad ascoltarli, io sono pronto a cambiare sempre idee. Non abbiamo ancora capito se te ne sei andato il giorno io... della riunione o no, dell'assemblea. No, 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 poi ti faccio vedere, poi ti faccio vedere e poi vedremo come risolveremo questo problema. Rispetto all'aggiudicazione ad ArcelorMittal da parte del governo Gentiloni della fabbrica, ad oggi non è cambiato nulla se non un aspetto, e cioè la protezione legale. Il piano industriale è lo stesso, il piano ambientale da attuare è lo stesso, è stata chiesta una revisione del piano ambientale e al Ministero aspettano dal 25 ottobre l'integrazione da parte dell'ARPA e della ASL dei dati sulla valutazione del danno sanitario. C'era stato un provvedimento giudiziario che chiudeva AFO 2, il riesame lo ha riaperto, quindi allo Stato noi stiamo discutendo della medesima situazione generata dal susseguirsi dei governi Renzi, Gentiloni che aggiudica, i gruppi parlamentari del Partito Democratico che sostengono, Conte 1 e Conte 2, non è cambiato nulla. Quindi se nulla è cambiato, quello che è cambiato obiettivamente è l'opinione del Presidente Emiliano, il quale, voi basta che digitate su Google Ilva Michele Emiliano, voi troverete diversi link dove raccontano sempre opinioni diverse. Cioè, basta fare questa raccolta, qualcuno si è adoperato, opinioni diverse. Ora è una cosa grandiosa cambiare opinione, io ammiro le persone che cambiano opinione, però non è che assieme al cambiamento dell'opinione possono dire che è la storia che si è rivolta verso di loro e non loro che sono andati rivolgendosi verso la storia. Cioè è un modo curioso di guardare i fatti. Da un punto di vista normativo, l'unica cosa che è cambiata grazie per via del governo Conte è la protezione legale. Da un punto di vista industriale e amministrativo non è cambiato nulla, quindi dire chi ha avuto ragione e torto mi sembra francamente una cosa forte. Qui piuttosto bisognerebbe dire che forse questo continuo fibrillare di posizioni politiche, anche toni forti, i fan dei tumori, e avverto, nessuno può utilizzare questa espressione per affermare la verità del proprio punto di vista, perché quella è prepotenza. Fanno nel senso tumori. Che c'è stata una strumentalizzazione? Non si può fare, perché tutti noi siamo, tutti noi e tutte le persone sensate e equilibrate sono orfani di malati di tumore. Okay? E quindi nessuno può utilizzare questo argomento in modo prepotente per avere ragione. Quindi premesso questo, poi è un processo molto faticoso per tenere insieme la fabbrica in funzione, dopo che per decenni nessuno si era occupato di nulla su quella fabbrica, attuando il piano ambientale. Da un punto di vista amministrativo, Renzi, Gentiloni, Conte, e dal punto di vista del piano industriale non è cambiato nulla. E la decarbonizzazione è un processo che viene riconosciuto da tutti, poi sarà il mercato a sostenerlo, perché di qui al 2020
avanti 2030, 2040, 2050. Questa è una cosa che dovranno fare tutti i paesi, anche Boris Johnson, ringraziando gli elettori per la sua vittoria. Nel primo intervento ha detto che la Gran Bretagna andrà alla decarbonizzazione entro il 2050. È un processo che è in corso in tutto il mondo. Quindi dire avevo ragione o avevo torto di fronte a piani industriali e di fronte a piani ambientali mi sembra francamente un arbitrio. Quello che è cambiato invece è l'opinione del presidente Emiliano, che se fosse contenuta in maniera più lineare probabilmente avremmo avuto meno fibrillazioni, meno incomprensioni e meno ostilità che rischiamo di pagare in questa campagna elettorale. Altro che Salvini, il pericolo di Salvini, noi rischiamo di pagare per via di queste incomprensioni generate nella famiglia del centro-sinistra, che è questa la cosa che io vorrei evitare con la mia vittoria. Vuole replicare davvero qualche secondo? Ha una visione del tutto personale della questione, io ho sempre tenuto la stessa posizione. La decarbonizzazione era per Renzi e per gli altri. No, ti stai dicendo una sciocchezza. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Tanto una di più, una di meno, non fa niente. Non fa niente. Io non ho mai detto che ero per la chiusura del libro. Allora, siccome però non ci siamo mai interrotti, Fabio, non perderemo la calma adesso. Non ci siamo mai interrotti. Io, brevissimamente, io non ho mai cambiato opinione, ho tenuto botta fino all'ultimo, il PD ha cambiato la sua impostazione, tant'è che sta cambiando nella trattativa piano ambientale e piano industriale, quindi Fabiano non è informato perché non segue, stai nuovamente interrompendo. Grazie, in corso la trattativa. Tu hai detto oggi hanno cambiato opinione, no, non è vero, poi vediamo detto, quel che succede. Il governo sta indirizzando verso la decarbonizzazione, il cambio, Fabiano un po' di pazienza, vedi che capirai alla fine. Sta cambiando il piano industriale e il piano ambientale verso la decarbonizzazione, che era considerato da Calenda e da Renzi il diavolo in persona ed è il motivo per il quale invitano a non considerarmi come legittimato ad essere il presidente della Regione Puglia, perché sono stati pesantissimi per questa ragione. Invece il governo in carica, che uno dei due sostiene, cioè Renzi, sta andando nella direzione che noi avevamo auspicato. Questione ex Silva, la gestione dice sempre deve essere affrontato soprattutto a livello europeo. Ma rispetto a questo non cambio idea, nel senso che il processo di sostenibilità che l'Europa ha fatto suo da COP21 con le risoluzioni, con le direttive che si sono moltiplicate negli ultimi 5 anni, segna inequivocabilmente il percorso. A me non interessa, diciamo, questo avvicendarsi di opinioni, di prese di posizione. Adesso dobbiamo ripartire dallo stato dell'arte, che è la decisione dei magistrati di far sopravvivere AFO2 e avviare un percorso vero di confronto con l'Europa. 115 miliardi di euro per la decarbonizzazione, sono lì. Allora il Presidente della Regione, la Presidente della Regione dovrà in qualche maniera trasferirsi a Bruxelles, attendere il turno per parlare col Presidente della Commissione, col Commissario della materia e dire l'Ilva, l'ex Ilva è la più grande acciaieria d'Europa. Vogliamo definire il percorso? Vogliamo finanziare? La tecnica non mi interessa, io non sono notaio, non ho studiato giurisprudenza, sono una modesta pediatra di paese, sono orgogliosa di essere tale. Apro e chiudo una parentesi, sono stata relatrice della direttiva per la ricerca e la sperimentazione dei farmaci in oncoematologia pediatrica e chiudo anche questa parentesi senza lasciare spazio a polemiche, quindi a tutti sta a cuore la salute delle persone, in modo particolare dei bambini. Troviamo la soluzione qui a livello di Parlamento e di Governo, ma soprattutto in Europa. Se è vero come è vero che quella è l'unica, è la più grande acciaieria d'Europa e se l'acciaio in qualche maniera serve per l'industria, dico una cosa scontata, che sia l'Europa a venire incontro al tema, no, di Taranto, che poi è il tema della Puglia, che non ha un piano industriale, come non c'ha un piano industriale il paese. Allora vogliamo concentrarci su questo, vogliamo sempre a Bruxelles per esempio chiedere al commissario per lo sviluppo di dedicare la prima tranche di finanziamenti del consorzio per l'elettrico a Taranto
per installare una nuova fabbrica, quella delle batterie elettriche. Siamo in una fase di transizione, viaggeremo tutti con le macchine elettriche. Vogliamo concentrarci per portare finanziamenti, risorse dall'Europa in questa terra, nel Mezzogiorno. Lasciamo stare le polemiche, non servono. Le dichiarazioni di Michele Emiliano sono là, quelle mie sono archiviate, diciamo, no? nel circuito dei social, di internet. Guardiamo avanti. Guardiamo avanti e rassicuriamo soprattutto i lavoratori di quella fabbrica. E c'è una sorta di firrugio tra quello che diceva Anea Gentile oggi e il suo progetto, quello di Palmisano, che punta sulla centralità del capoluogo ionico. Due cose su... Allora, la prima, su Ilva, da parte dei governi nazionali c'è stato un minus di Stato, un eccesso di fiducia nei mercati. Mittal in qualche misura è diventato un po' monopolista rispetto al mercato, ha acquisito delle quote di mercato, dopodiché le ha cedute anche, ovviamente a suo uso e consumo. Questo è tipico delle multinazionali che lavorano nei settori che sono in piena crisi. Ha ragione Elena quando dice andiamo verso una viabilità differente. La mia proposta non va tanto verso le batterie, ho paura del cobalto perché penso ai bambini che raccolgono poi in Africa delle cose, più verso reti infrastrutturali su rotaia. Vengo da... alcuni facevo giorni trascorsi, è un esempio, no, era, alla scelta di finanziare il consorzio. Non lo facevo per esempio, polemizzare, ovviamente. Lo dicevo perché il piano industriale io lo voglio costruire qui, non me lo voglio far così da Bruxelles, perché quando sono stato in Lussemburgo e ho visto che a impatto sostanzialmente zero si passa dall'asfalto alla rotaia ovunque, con grandi investimenti industriali, grande capacità occupazionale, grande pazienza da parte dei cittadini, che talvolta manca in questa regione. Io a questo penso per la Puglia. Noi possiamo arrivare su Taranto, far diventare Taranto la capitale delle reti infrastrutturali per il Sud, la fotografia dello Svimez, un cervello al Nord, no? Grande integrazione tra la Trenord, arriva ovunque. Al sud un filo che collega il sud al nord. No, noi dobbiamo collegare l'est all'ovest del sud. È mancata l'integrazione infrastrutturale tra sud e sud, che produce anche degli effetti in termini identitari, ma per me che faccio l'imprenditore da qualche anno a questa parte, è oggettivamente occasioni perse di mercato. Arriva prima la mela della Val di Non che il cannolo da Palermo, banalizzo, ma io vorrei tanto che le cose fossero, ragionassero in questi termini. Per farlo bisogna infrastrutture. Qual è la regione che adesso può muoversi in questa direzione? La Puglia. Da dove? Da Taranto. C'ha un porto, c'ha una retroportualità. La progressiva dismissione della produzione dell'acciaio va da sé, che durerà un po' di anni, necessita di finanziamenti pubblici importanti, non solo nazionali e non soltanto europei, deve intervenire il Fondo Monetario Internazionale, perché Taranto rappresenta... No, io c'ho una ricerca su questo che poi metterò a disposizione della coalizione, ce l'ho, pure il ce l'ho. Eterno, ci porta un abbiamo po' di dei cervelli, abbiamo dei cervelli pugliesi che stanno lavorando su questo. Votiamo, c'è anche la Baymax. Un po' votiamo pure noi. 50 no, miliardi il paradiso costa. In terra. Non è il paradiso in terra, quando fu impiantata lì dal Sidre fu pensata come il paradiso, poi a distanza di alcuni decenni. Ma nessuno, il punto è che io questo. Voglio uscire dalla polemica sul presente a Taranto, altrimenti alla mamma che ha il bambino ammalato in casa sto raccontando che noi stiamo sulla polemica. Voglio traguardare con quella mamma un'ipotesi di futuro per il bambino, che se non sia fare le valigie e andare, scusami Fabiano, ma noi non stiamo pensando alla mamma. Io sto non pensando dovete anche dire alla mamma. Più questo, sto anche pensando noi alla mamma, che è la moglie dell'operaio. Fabiano, la mamma è la moglie dell'operaio. Tutti scusami. Pensano alle mamme, lo ha detto perfettamente Elena Gentile. Questo argomento non va utilizzato, perché sono prepotenza. E chi lo dice? No, non è una prepotenza, no, non mi pare. Perché siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Fabiano, hai detto tu che abbiamo tutti un morto di cancro, ma io devo anche pensare, ragazzi che vanno via, quel bambino deve restare a Taranto avendo un'opportunità di lavoro diversa, certo, da quella del padre. Certo. O la pensiamo noi qui e chiudo, o non la pensiamo più. Allora, ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità e poi torniamo qui con i nostri candidati, i loro programmi. Parleremo di fondi europei, parleremo di sanità e ovviamente parleremo anche di tappa tra poco. Siamo al fianco di chi si affida con serenità al domani, lavorando con impegno e passione. Da sempre promuoviamo lo sviluppo di famiglie, imprese e territorio. È una storia in costante evoluzione, fatta di traguardi conseguiti e nuove sfide da vincere, per continuare ancora a credere nel futuro e garantire solidità. Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Solida. Vicina. Concreta. Official Bank SSC Bari.
questi giorni ci sono grandi novità alla farmacia Capezzuto. Scopri il nostro nuovo volantino. Vieni in farmacia o visita il nostro sito www.farmaciacapezzuto.com. Alla farmacia Capezzuto, un'idea regalo diversa, un modo diverso di fare regali. Chiama per info ordini il 389 76 33 888. Disponibile anche su WhatsApp. E c'è anche il servizio di consegna gratuito a domicilio. Farmacia Capezzuto, Bari, via Giuseppe Re David 184A. Aperto anche il sabato mattina. Serene festività dalla farmacia Capezzuto. Al forno di Vitoforte, il pane è un rito antico. Per questo ogni giorno, dal 1956, rinnoviamo il nostro lievito madre. Usiamo la migliore semola rimacinata di grano duro. E ancora oggi aspettiamo 12 ore per una lievitazione naturale. Per questa attesa il pane è leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico, pane di semola. In confezioni famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Asta Mobili Design, nuove collezioni. Caligaris, GSG, Miscucine, Stelle Monelle, Dorelan, Mercantini e tante altre. Speciale Miscucine, progettazione gratuita. Finanziamenti personalizzati. La qualità del Made in Italy. E in più, arredamenti in pronta consegna con sconti fino al 50% più 40%. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96. E ripartiamo in questa seconda parte del nostro talk. Stiamo mettendo a confronto i candidati che si sfideranno alle primarie del 12 gennaio. Si vota, ve lo ricordo, dalle 8 alle 20. Allora ripartiamo parlando dei fondi europei, perché su questa questione sono consumate polemiche, si è creata una sorta di tifoseria contrapposta. Chi è contro Emiliano e chi invece dà ragione ad Emiliano. Io vorrei chiedere a Elena Gentile, che ovviamente ha esperienza anche di Europa, ma sui fondi europei vogliamo fare un po' di chiarezza? La Puglia li ha persi? Dovrà ancora tempo per poterli utilizzare? Qual è la verità? Beh, il solito vizio di domande, come dire, che non tirano risposte interessanti, perché se ci fermiamo a ragionare sui numeri, sulle percentuali, certo, sull'obiettivo di spesa, perdiamo di vista i contenuti, i temi e le persone, perché i fondi europei servono per accompagnare l'impresa, per promuovere processi di sostenibilità, di inclusione sociale e anche, mi permetto di dire, di nuova e buona occupazione, perché altrimenti non avrebbe senso, no, consumare questa vicenda dei fondi comunitari calcolando le percentuali in una sorta, no, di conflitto rispetto all'attribuzione della spesa. Io mi chiedo e chiedo, no, se per davvero in grande serenità il Presidente Emiliano è convinto di aver raggiunto l'obiettivo, non mi riferisco ai numeri, l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, migliorare il benessere delle donne e degli uomini di questa regione. Mi chiedo come mai buona parte dei fondi, no, dedicati all'infrastrutturazione sociosanitaria, non parlo di sanità perché anche lì ci sono risorse forse impegnate ma non spese, perché le ASL, come dire, sono in uno stato confusionale, i risultati anche sono, diciamo, a portata di mano. Mi riferisco per esempio alla spesa per le infrastrutture sociosanitarie. In Puglia avevamo fatto, come dire, per davvero un grande percorso dentro una visione innovativa che restituiva dignità alle persone, che declinava diritti e che creava nuova e buona occupazione. Quel percorso si è fermato perché il Presidente Emiliano, in uno con i consiglieri di maggioranza, hanno inteso cambiare le regole in corso d'opera, cambiato il regolamento, ridesignato il percorso, abbiamo preso il welfare che con tanta fatica avevamo sfilato dalla sanità, lo abbiamo preso e l'abbiamo riportato lì dov'era, dichiarando che il disabile, per esempio, è una persona malata, per cui deve essere in carico alla sanità. Io, a fronte di questa involuzione del percorso che avevamo avuto in Puglia, esprimo tutte le mie perplessità e il mio dissenso.
ancora oggi quei fondi sono bloccati dal 2016. È un, come dire, è un danno non solo ai numeri e alla cassa, è un danno alle persone. Io ricevo quotidianamente sollecitazioni da una platea sconfinata di famiglie, di ragazzi con l'autismo, disabili, cioè è un mondo che si è sentito in questi anni, come dire, un po' trascurato, un po' messo in secondo piano, ha prevalso la lettura, anche quella giusta, ambientale, l'ILVA, la TAP, mettiamoci tutto dentro questo, ma c'è un pezzo di sofferenza, di dolore che rivendica, no, un'attenzione differente e anche, come dire, una promozione rispetto alle proprie capacità, ai percorsi di autonomia. Questo non c'è stato. E un altro tema voglio sottolineare molto velocemente, il tema del lavoro. L'ho dichiarato, l'ho detto e lo ripeto. Nessuno, nessuno oggi, come dire, fa il mia culpa rispetto a questi sì numeri che gridano vendetta al cielo. Non è possibile applaudire i risultati dell'industria turistica e poi registrare che il 60% degli occupati lavora a nero, in una situazione di precarietà e di sfruttamento. Questa Puglia dovrebbe, ecco, guardare nuovamente con grande attenzione e passione a questi temi e utilizzare per questi le risorse comunitarie. Io mi auguro che i fondi per l'agricoltura vengano salvati. Io ha citato l'agricoltura, non appartengo alla categoria di quelli sofferenza. Che dicono muoia Sansone e con tutti i filistei. No, però anche lì dobbiamo rivedere gli errori. Perché se su un settore come per esempio l'agricoltura si perdono dei fondi, come dire, è un settore in sofferenza, dunque pezzi, adesso sentirò anche lei. Su i fondi europei le aveva proposto risponderò alla sua domanda sui fondi europei e dirò i numeri, perché nelle famiglie le persone fanno i conti con i numeri. Infatti un po' passione con la storia dei numeri. Lei a casa sua fa i conti con i soldi, sì. Va bene? Fondo europeo di sviluppo regionale e fondo sociale 7 miliardi di euro complessivi. Ne abbiamo spesi il 27%, ma anche da spendere entro il 2023 5 miliardi di euro. Io confido che riusciamo a spenderli tutti quanti in tempo, perché non voglio perdere nulla. Per ora stiamo nel target, ovviamente stare nel target non significa che non si poteva fare meglio, perché dare i soldi rapidamente è molto meglio che stare nel target, va bene? Cioè vincere 1-0 e vincere 1-0 dando pure spettacolo è molto meglio, va bene? Bisogna dare spettacolo. Allora. Noi diciamo che da questo punto di vista non abbiamo dato la soddisfazione che si poteva dare, ok? Però confido che in questi 3 anni si possa fare. Per quanto riguarda invece il PSR, 1.600.700.000.000 circa complessivo, noi stiamo soffrendo su tante misure, su alcune misure, ok? E rischiamo di perdere 142 milioni di euro, ok? Ora è chiaro che tutti quanti stiamo lì a combattere perché non vogliamo perderli, e nemmeno il presidente Emiliano immagino che voglia perderli, però questo ha determinato clamorosi ritardi che hanno degli effetti sulle imprese che purtroppo nell'amministrazione pubblica a volte non si considerano, perché diciamo molti non hanno mai fatto impresa, quindi non sanno nemmeno che cos'è l'impresa. Purtroppo il ritardo, il tempo nell'impresa è uno di quegli materiali ad altissimo valore. Ora, nel 2016 avevo proposto l'istituzione di un ente strumentale, cioè un unico soggetto che fa tutto, si chiamava Puglia Azioni Veloci. La Giunta Emiliano espresse parere contrario in commissione su quel provvedimento, non venne il presidente Emiliano, ma vennero suoi rappresentanti. In Emilia Romagna, che vanno benissimo su questo, sulla spesa dei fondi, invece hanno l'organismo strumentale. Perché? Perché si abbrevia, si elimina burocrazia e si accelera la spesa. Io, da Presidente della Regione, la prima cosa che faccio per accelerare anche il fatto che nel 2023 dobbiamo spendere 5 miliardi è quella che istituisco l'organismo strumentale, senza assumere persone, senza stabilizzarle, quindi non avrò la necessità di andarmi a fare il selfie in tutte le ASL con gli stabilizzanti, non avrò questa necessità, perché sarà personale interno e noi faremo la spesa comunitaria. Emilia. Noi abbiamo speso più soldi europei di qualunque altra regione italiana, perché ne abbiamo tanti
E ne abbiamo anche, scusa ti interrompo, no, per darti, non c'è problema, siccome è finita la trasmissione, abbiamo anche tanti per l'assistenza tecnica. Io poi vengo dopo le primarie a spiegare che cosa ne abbiamo tanti anche per l'assistenza tecnica. Sì, dico, io se volete vengo dopo le primarie sperando di vincere lo stesso, se mi fate rispondere provo. Allora, noi abbiamo speso più fondi di qualunque altra regione italiana. È chiaro che avendo 7 miliardi ne abbiamo spesi il 30% occhi e croce. L'Emilia Romagna ne ha spesi in percentuale molto di più di noi, ma ne ha solo 800 milioni. Quindi è chiaro che sono due partite completamente diverse. Per questo io dico non guardiamo i numeri, ma guardiamo i risultati. Allora, quindi i fondi europei vanno bene, il PSR non è andato bene, perché il PSR io lo ricevo dall'amministrazione precedente, è molto lettera di Babbo Natale il PSR, soldi a tutti, soprattutto su due misure che sono quella del primo insediamento per i giovani agricoltori e poi altre in particolare difficoltà, ma questa è quella che crea più problemi. Che cosa succede? Che per evitare la folla dei richiedenti si inventano un sistema nel quale uno deve dichiarare prima quanto pensa di guadagnare. Nel dichiarare quanto pensa di guadagnare si fa un algoritmo per cui, senza stare a distruggere tutte le migliaia delle domande, si istruiscono quelle che stanno dentro il range previsto dall'algoritmo. Solo i matti che si sono inventati una cosa del genere, però questo era il sistema. Dopodiché che succede? Che una parte degli studi agronomici che si occupano di questa roba si accorgono che sono rimasti tutti fuori e altri sono rimasti tutti dentro. Ora, tutti fuori e tutti dentro sono le varie aree dell'agricoltura pugliese e cominciano a fare cause per due anni. La responsabilità è ovvio che è nostra, perché se avessimo fatto il PSR, che ripeto non l'ho fatto io, ma mi è venuto direttamente, se i bandi fossero stati fatti meglio, i contenziosi sarebbero stati più facili da gestire, ma c'è stato questo problema. Adesso abbiamo chiesto all'Unione Europea, avendo recuperato gran parte dello svantaggio, siccome ci sono state queste cause, ci date 3-4 mesi in più per completare le istruttorie? Io penso che ce li daranno questi 3-4, questa è tutta la storia. Naturalmente è chiaro che Fitto la sta ingigantendo, mi fa specie però che questo ingigantimento venga anche da noi stessi, perché poi alla fine, siccome parliamo di questioni più burocratiche che politiche, ne risponderemo tutti, come dice Elena, non è che ne rispondiamo solo come persone. Quindi, fondi europei positivi, siamo la regione migliore, potevamo fare meglio, certo, io ho fatto tante cose bellissime nella mia vita, ma quasi sempre le potevo fare meglio. Palmisano sui fondi europei? Allora, i fondi europei sono fondi dei pugliesi e questo lo dobbiamo ricordare ai pugliesi. Sono convinto anch'io che sul PSR siano stati commessi degli errori, ma perché faccio mie le parole di alcuni rappresentanti datoriali e sindacali. È mancato anche l'ascolto dentro l'assessorato di coloro che poi operano direttamente sulla terra. È necessario, a mio modo di vedere, ma me lo dicono soprattutto i virtuosi, diciamo, del primo insediamento, cominciare a mettere visione all'interno della spesa dei fondi europei. Allora, l'agricoltura deve avere un traguardo bio, cioè la Puglia si deve dire io investo sul bio, perché bio produce due cose, produce ricchezza e rendita per le imprese, ma soprattutto vincola a costruire, come ha detto anche il segretario regionale della CGIL, delle ipotesi di comunità che uniscono i produttori e i consumatori. Questo indebolisce la conflittualità, perché noi abbiamo dei settori economici nei quali c'è un eccesso di conflittualità. Voi, perché c'è un surplus, sono d'accordo con quello che diceva Fabiano, di burocrazia e quindi l'aspetto tecnico va snellito. Io non sono contrario agli algoritmi, è necessario però che l'algoritmo sia costruito in modo da favorire l'impresa, altrimenti l'impresa sta lì che attende. Ci sono dei tempi d'attesa che non discendono sfortunatamente sempre dalla decisione. Assolutamente, assolutamente. Le cause sono state fatte dalle imprese, talvolta anche istruite da alcuni studi, che poi sono sempre gli stessi che istruiscono quelle cause. Anche lì c'è da vederci chiaro. Su questo l'assessore Di Gioia ha denunciato apertamente in consiglio qualche problema, cioè non è l'assessore della giunta ti sto dando ragione sulla necessità di snellire la burocrazia, te lo dico perché mi sento coinvolto in quanto imprenditore. Ritengo però che se noi ci mettiamo visione, allora colgo il fatto che dobbiamo migliorare il PSR, colgo il fatto che dobbiamo necessariamente tornare a un'integrazione pura e di prossimità tra il sociale e il sanitario, anche separando le due deleghe. Nello stesso tempo abbiamo necessità di produrre occupazione e sviluppare impresa.
C'è una proposta che io faccio, che noi si individui all'interno del fondo sociale la possibilità di poter istruire dei percorsi di ricerca nei distretti industriali. Il vantaggio che ha la Puglia rispetto a tutte le altre regioni del sud non si può fare direttamente. Il fondo sociale non si può fare, lo devi fare. Allora abbiamo non si può fare 8 minuti prima della fine della trasmissione. Dobbiamo utilizzare meglio il fondo sociale europeo per il lavoro e per una formazione che sia radicalmente differente. Fare un qualcosa come abbiamo fatto con diritti a scuola, che però preveda l'uso dei ricercatori per deprecarizzarli al servizio degli spontanei distretti industriali, che sono tanti, che ha la Puglia. Nessuna regione al sud ha un numero di distretti industriali spontanei come quelli della Puglia. Significa dare una risposta occupazionale ai ricercatori precari, nello stesso tempo mettere le imprese nella condizione di poter competere. Allora, mancano 8 minuti, li vorrei tutti dedicare alla sanità, perché si sa, quando si parla di competizioni regionali, anche questa si gioca un po' sulla sanità. Partiamo proprio da Fabiano Amati. Infrastrutturazioni, puntare su quello, e poi c'è la sua battaglia sulle liste d'attesa. Se mai dovesse vincere, partirà proprio da quello. 5 ospedali nuovi da fare, ce n'è soltanto uno in costruzione, per fortuna va tutto bene, deriva da un vecchio piano di edilizia ospedaliera. Quello dove va tutto bene è quello che io ho seguito costantemente giorno dopo giorno dal 2009, poi aiutato anche da altri colleghi assessori. Bisogna fare i 5 ospedali, io farò per tutti gli altri 4 ospedali quello che ho già fatto per l'ospedale Monopoli Fasano. Liste d'attesa, una persona in fila al CUP, quanto tempo per la visita che passa la mutua? 1 anno e mezzo, e a pagamento per scalare oggi, ok? Ora, quando è a parità di prestazioni richieste, a parità di ore lavorate e a parità di personale impiegato, ai sensi della legge statale 502 del 92, e così come corretta nel 2007, questo vuol dire disallineamento, quindi si sospende l'attività libero professionale. Dice così la legge, dice il contratto dei medici e lo dice il piano nazionale di governo delle liste d'attesa. E anche medico Elena Gentile, ma non è assolutamente convinta. Ho capito, ma il fatto di essere medico non vuol dire che... Non sono assolutamente... Lasciamo stare se è d'accordo o meno sul rimedio, io lo propongo io quel rimedio. No, ho capito, continua proprio. Questo è il rimedio che propongo io, poi è chiaro che se vengono eletti gli altri fanno quello che ritengono più opportuno. Avrò pure il piacere di proporre il rimedio mio, o no? È soltanto un modo per chiedere allora, di avviarsi ho proposto una legge regionale, quella legge regionale su questa parte è stata sabotata, ok? Io proporrò di nuovo la sospensione automatica dell'attività a pagamento. Poi si riallinea e si ricomincia, perché non è possibile, tenere le persone in fila al CUP. Sono già andati. Rispondete, io ho finito. Io ho finito, potete. Allora, edilizia sanitaria. 5 ospedali, 6, 7, non mi interessa il numero. No, sono 5. Anni per la realizzazione, 7, 10 anni. E nel frattempo dobbiamo porci il tema della attualità, cominciando da Taranto, dove io, come dire, proporrei una rivisitazione del piano di riordino, tenendo presente alcune realtà, vedi Grottaglie, vedi Castellaneta, perché per esempio il tema degli ospedali di confine è un tema che in questi anni è stato sottovalutato. Ospedali di confine sono ospedali che sono permeabili alla mobilità passiva e quindi arrecano, come dire, per la perdita dei pazienti, un danno alle casse regionali. Allora, potenziare gli ospedali di confine significa anche ridurre in parte la mobilità passiva e quindi interveniamo ora sulla rete ospedaliera per riconfigurarla leggendo i fabbisogni dei territori. Il tema della sanità non è solo quello delle liste di attesa, è anche quello delle liste di attesa. Io, come dire, non sono un giurista, non sono un magistrato, non sono un ricercatore, ripeto, sono una modesta pediatra di paese. E in merito alla mia esperienza posso tranquillamente sostenere una tesi, che è quella della inutilità di limitare, sospendere, sopprimere la libera professione intramenia. Io la penso così, anche perché, e lo dico qui, noi dobbiamo tutti
ringraziare i medici, gli infermieri, i fisioterapisti, gli operatori sanitari di questa regione che da anni si sobbarcano un plus di presenza in servizio legato alla contrazione delle piante organiche e alla difficoltà per, come dire, scelte politiche nazionali di limitare le assunzioni, di bloccare il turnover. Quindi a questi professionisti va offerto veramente un grazie sentito. Ci sono dei professionisti che in libera professione fanno i furbi? Quelli vanno penalizzati, esatto. Quelli vanno sospesi, esatto. Non gli altri professionisti, esatto. Che legittimamente, esatto. Legittimamente che vuole fare fanno la libera professione, esatto. Un attimo che finisco il concetto, esatto. Perché c'è un altro punto da mettere in rilievo, la nostra professione è una professione particolare, ma anche gli avvocati, se non c'è un rapporto di fiducia, il rapporto non funziona, e io, come dire, mamma, ho il diritto di far seguire il mio bambino da quel pediatra o da quella pediatra che lo hanno visto nascere. Chiarissimo. Lo hanno accudito nei momenti di difficoltà, magari perché era prematuro. Chiarissimo, chiarissimo, e stava perché devo dare la parola. Un'incubatrice. E poi loro hanno il diritto di scegliere me. Io non ho mai fatto. Rimarrà senza. No, allora, scherzo. Non ho mai fatto. Palmisano poi. Non fa in tempo a rispondere. Gli cedo il mio tempo. Io ho parlato per 5 anni, glielo cedo volentieri. A maggior ragione medicina di prossimità. Non sono così convinto. Che dobbiamo aprire tanti ospedali, sarà certamente un centro unico di prenotazione alla Emiliano Romagnola che funzioni, innalzare alla Palmisano, innalzare il livello medio delle prestazioni, cominciare, come dire, a trattenere anche l'esodo del cosiddetto turismo sanitario che ci costa tantissimo, magari prendendo anche da fuori, perché abbiamo dei medici molto capaci e molto competenti. Bisogna fare i concorsi, e quindi adeguare, fare pronto, bisogna lavorare. Elena, qua, stavo per chiudere, non andare più in emergenza e quindi fare magari i concorsi. Fosse così. Ho chiuso. Magari fosse sulla sanità, il Presidente ci ha messo la faccia, la Puglia è cresciuta nei livelli essenziali di assistenza, è anche vero, cioè, che non sempre i numeri corrispondono al senso di percezione di efficienza. Allora, della sanità. Pochissime cose, perché noi abbiamo un problema, ma ce l'abbiamo tutti. Nel 2001 Fitto decide, siccome rischiava di essere commissariato e di fare una brutta figura per sbilanciamenti finanziari, decide di bloccare le assunzioni. Questo blocco posso delle assunzioni. Suggerirsi perché sì, serve. Addirittura riduce il numero della pianta organica del 3%. Chiaramente, di fronte ad esigenze grosse, importanti, lui fa la cosa che gli evita una brutta figura, ma che fa? Scarica sul personale e sui pazienti la quadratura del bilancio, così sono bravi tutti. Vendola prova a invertire questa tendenza, ma viene, tra virgolette, commissariato e viene mandato in piano di rientro. Questo ovviamente ha determinato fino ad oggi che abbiamo, a parità di abitanti rispetto all'Emilia Romagna, 15.000 addetti in meno in sanità. Aggiungi che ci mancano 100 milioni circa dal Fondo Sanitario Nazionale, perché le regioni del nord fanno sempre le furbe. E poi abbiamo la mobilità passiva, perché siccome siamo di meno e abbiamo meno soldi, molti di noi vanno al nord. Allora, noi abbiamo invertito questo processo, siamo saliti dal penultimo posto nei livelli essenziali di assistenza, siamo saliti. Stiamo costruendo due DEA importantissimi. DEA sono ospedali di grandissima tecnologia, a Foggia e a Lecce. Abbiamo iniziato la costruzione dell'ospedale di Monofoli Fasano e tutti gli ospedali e le procedure sono in corso. Abbiamo investito, devo dire Elena, tutti e 400 milioni dei fondi europei, ovviamente le ASL, alcune vanno meglio, alcune vanno peggio, non c'è dubbio, non però investiti. Devo dire sono impegnate, è diversa la adesso cosa. Anzi, ne avremmo bisogno di altri soldi, ma soprattutto non abbiamo voluto colpevolizzare i medici dei ritardi sulle questioni delle liste d'attesa, perché era una mossa sbagliata. Se un medico fa il furbo, l'Alpi gliela possiamo sospendere, ma è discrezionale, non è automatica. Certo. E questa era l'unica differenza tra me e Fabiano. Ma la legge lui non parla di sabotaggio, ma in realtà io, che sono il presidente, ho cercato di trovare una mediazione. Credo di aver trovato la migliore delle mediazioni, senza mortificare quelle persone che in 15.000 in meno, hanno fatto un lavoro esterna, che mi ha fatto sai arrivare. Qual è? Scusami, Elena, noi siamo saliti dal penultimo all'ottavo nono posto in Italia. L'abbiamo fatto grazie al lavoro di questa gente. Io non potevo alla fine cavarmela, certo, per fare una bella figura con l'elettorato, dire la colpa è dei medici o degli infermieri. Questo lo potevo consentire. Intanto sono ancora disallineato. Perché qual è il risultato? Perfetto. Che le risorse dal pubblico vanno al privato. E io personalmente ti vendrò
fino alla morte difenderò la sanità pubblica. E le persone stanno in fila al cu. Allora, grazie a Leo Palmisano, Elena Gentile, Michele Emiliano e Fabiano Amati. Speriamo di aver contribuito a chiarirvi le idee sull'appuntamento, su che Puglia e grazie ad Alessandra Bucci che mi ha fatto rivivere le emozioni di Dillo Emiliano, dopo con tanti tutto il popolo barese che anni, onestamente è da un po' che non lo frequenta. Con le telefonate, quindi salutiamo tutti i telespettatori che si sono affezionati in quei 10 anni. Allora, appuntamento domenica 12 gennaio, si vota dalle 8 alle 20, dunque come si dice in questi casi, che vinca il migliore. Grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata.